Sarri, Milinkovic ha preso la strada, deve perdere frivolezza Immobile. Buone sensazioni. Contro un Milan un esame per vedere crescere ancora la Lazio. Maurizio Sarri concentra tutte le attenzioni verso la sfida di domani sera all'Olimpico. Bisogna non essere superficiali, affrontiamo i campioni d'Italia, hanno individualità di altissimo livello. Negli scontri diretti ci è messo sempre in grandissima difficoltà, avverte il tecnico biancoceleste. Il Milan è forte, ha perso il derby di Supercoppa, sarà ancora più motivato e determinato. Dentro la nostra testa dobbiamo avere l'opportunità che ci offre questa gara ed essere consapevoli delle difficoltà ma con la voglia di sfruttare le opportunità. Nella scorsa stagione 3 sconfitte in altrettanti confronti con la squadra di Pioli. Speriamo di essere cresciuti molto, nella partita singola possiamo competere con tutti. L'anno scorso hanno dimostrato di essere più forti. Anche se nell'ultima gara abbiamo giocato 60 minuti alla pari. Poi però hanno fatto qualcosa di più e hanno vinto. Anzi, sono stati i più forti di tutti visto che hanno vinto il campionato. Vediamo domani quanto siamo cresciuti. La penalizzazione può cambiare gli orizzonti per la Champions, a partire dalla sfida con il Milan? Non bisogna pensare a questo. Non dobbiamo farci attenzione, è tutto in evoluzione. Ieri sera in Juventus-Atalanta ho visto due squadre molto forti. La situazione rimane la stessa. La Lazio e la meta Champions, tema spinoso di recente in casa biancoceleste. L'obiettivo è dare il 100%, non ne abbiamo altri, puntualizza Sarri. Della Juve non ho sentito nessun commento da parte di nessuno dei 25 della Rosa. Penso che sia un discorso assolutamente ininfluente. Giusta la penalizzazione a campionato in corso? Non so dire. Il diritto era la materia che più mi annoiava a scuola. Sarri fa catenaccio sul tema rinforzi, almeno direttamente. Domani gioco col Milan e devo pensare al mercato. Ora guardo solo a recuperare Immobile il prima possibile. Le ultime sul bomber fermo da una settimana per stiramento. Domani o dopodomani effettuerà altri controlli. Si farà il punto della situazione per un quadro completo. Le sensazioni sono buone. Speriamo che vengano confermate. Ma aspettiamo gli esiti degli esami. Al posto del capitano giocherà Felipe Anderson. È forte e può ricoprire qualsiasi ruolo e a differenza degli anni scorsi ha continuità di rendimento. In questo momento ci manca solo un numero di attaccanti di questo livello per consentirci di avere più rotazioni. Una battuta pure su Milinkovic-Savic, secondo me come tutti gli altri ha sofferto il rientro dal mondiale. Forse in maniera minore rispetto ad altri. Arriva da due partite serie, non vistose e estremamente spettacolari. Ma serie. Ha perso meno palloni, è stato utile per la squadra, ha preso la strada giusta. Se continua a giocare così con questa applicazione, togliendo qualche frivolezza. Quando tornerà al 100% farà la differenza. E la questione rinforzi riaffiora parlando del Milan e di come si cresce. Il Milan è una squadra fortissima. Ha preso giovani forti. Ha potuto spendere 28 milioni per De Ketelaer e ciò significa che le loro difficoltà sono sostenibili. Hanno fatto un percorso, sono cresciuti. La società è intervenuta per migliorare ulteriormente il gruppo. Sembravano in declino e in tre anni hanno risollevato la squadra con un lavoro straordinario. Ma soprattutto Lazio-Milan per Sarri l'opportunità che non deve diventare una trappola. Sono partite importanti, un piccolo segno positivo o in negativo lo lasciano di sicuro. La speranza è che non incida in nessuno dei due casi la partita di domani.